Buongiorno a tutti. Avverto che in via preliminare la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita ai colleghi senatori e deputati secondo le modalità stabilite dalle rispettive giunte per il regolamento. L'ordine del giorno reca l'audizione informale del professor Ira Elfand sulle tematiche legate al disarmo nucleare. Anche a nome del presidente Minardo e dei colleghi delle commissioni affari esteri e difesa saluto e ringrazio per la disponibilità a partecipare ai nostri lavori il professor Elfand e che è accompagnato dalla dottoressa Livia Malcangio, responsabile per i rapporti istituzionali del World Summit of Nobel Peace Laureates Forum, che riunisce i soggetti, persone fisiche ed organizzazioni insigniti del premio Nobel per la pace. Ricordo che il professor Elfand è cofondatore e copresidente dell'Organizzazione per il Disarmo Nucleare e membro del board della campagna ICAN, che hanno entrambe ricevuto il Nobel per la pace. Nella fase attuale, segnata da crescenti ed allarmanti tensioni geopolitiche che sembrano spingere l'umanità verso il baratro di un conflitto globale, l'audizione odierna è un'occasione preziosa per riprendere la riflessione sui temi del disarmo. Al riguardo segnalo che il 12 luglio 2023 la Commissione Affari Esteri ha approvato all'unanimità la risoluzione 821 a prima firma della collega Boldrini, con la quale, tra le altre cose, impegna il governo a, devo andare un po' più lentamente per non aggravare il lavoro della traduzione. Allora, impegna il governo a proseguire con rinnovata intensità gli sforzi verso l'obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari, rafforzando il protagonismo della diplomazia italiana in tal senso ed articolando proposte concrete e condivise soprattutto in ambito di Unione Europea e a livello bilaterale con i principali partner dell'Italia. Proseguire l'azione diplomatica finalizzata a preservare gli strumenti per la limitazione e il controllo degli armamenti nucleari ed avviare la negoziazione di ulteriori tetti ai deterrenti nucleari, includendo anche gli stati che hanno in pieno sviluppo ambiziosi programmi di riarmo, come la Repubblica Popolare Cinese. Continuare a valutare in questo contesto, compatibilmente con gli obblighi assunti in sede di Alleanza Atlantica e con l'orientamento degli altri alleati, possibili azioni di avvicinamento ad alcuni dei contenuti del Trattato per la proibizione delle armi nucleari. Fatta questa premessa, darei la parola al professor Elfand affinché svolga il suo intervento. So che ci sono dei colleghi che stanno arrivando e hanno avuto dei problemi, ma nel frattempo c'è anche la possibilità di collegarsi da remoto, per cui possono entrare nella riunione e poi nel frattempo arrivano fisicamente. Grazie, professore, può fare il suo intervento. Thank you. First, let me apologize that... Vorrei innanzitutto scusarmi che questa mattina devo parlare in inglese, purtroppo non parlo l'italiano e vi ringrazio le interpreti per rendere possibile questa comunicazione. Grazie a tutti voi per venire oggi a questo briefing e coloro che l'hanno organizzato. So che voi sapete che questa non sarà una conversazione gradevole che avremo questa mattina, però è importante e necessaria. Essenzialmente ho alcuni messaggi semplici che vorrei trasmettervi. Mi sentite? Alcuni messaggi che vorrei condividere con voi questa mattina. Innanzitutto dobbiamo capire che il pericolo della guerra nucleare è maggiore rispetto al passato. Non è lo stesso pericolo che poteva essere 40 anni fa, come vogliamo pensare. Due, dobbiamo pensare che se c'è una guerra nucleare sarà molto peggio di quello che noi ci possiamo immaginare. Tre, dobbiamo capire che questo non deve per forza accadere. È sotto il nostro controllo, possiamo decidere se le armi nucleari verranno utilizzate o meno. E infine vorrei anche sottolineare il ruolo importante che Italia e altri membri della NATO possono svolgere per aiutare a prevenire questa catastrofe. Quindi vorrei innanzitutto dire perché dico siamo più vicini rispetto al passato alla guerra nucleare senza precedenti. Allora, 6 anni fa c'è stato il William Perry, allora ministro della difesa, prima dell'invasione russa dell'Ucraina, prima di tante altre cose successe da allora. Lui è una persona molto seria, molto equilibrata, non è un allarmista e ha descritto con precisione
quella che è la situazione oggi. La situazione è diventata ancora più pericolosa con l'invasione della Russia e dell'Ucraina in particolare. Ci sono vari motivi per i quali noi siamo così vicini alla guerra nucleare. Innanzitutto è il deteriorarsi dei rapporti tra NATO da una parte e la Russia dall'altra, che sono veramente al picco del peggio dai tempi della guerra fredda, e man mano che va avanti questa invasione della Russia e dell'Ucraina non fa che peggiorare. Due, e questo non è soltanto il punto caldo sul quale dobbiamo preoccuparci, però i rapporti tra gli USA e la Cina sono al loro peggio dagli anni 70 e c'è un potenziale conflitto militare su Taiwan, sulla navigazione sulla Mar della Cina meridionale. Tre, la situazione della Corea è diventata di nuovo estremamente volatile e vi è un grave pericolo che si possa essere un conflitto con il ricorso delle armi nucleari. Quattro, c'è una situazione anche in Asia del Sud, dove India e Pakistan praticamente hanno bassi livelli di scontri, ma comunque quotidiani, lungo il Kashmir, lungo il confine, e questi hanno già avuto quattro guerre ad ampia scala e nel 2019 hanno rischiato di entrare in guerra, hanno un arsenale nucleare, e se c'è una guerra nel sud-est asiatico sarà una guerra nucleare. E poi adesso abbiamo il conflitto nel Medio Oriente, che non era previsto, ma che rischia di destabilizzare l'intera regione e che rischia di coinvolgere altre potenze al di fuori della regione e che hanno armi nucleari. Oltre a questi fattori geopolitici ci sono altre due considerazioni che noi dobbiamo essere consapevoli. Uno, lo sviluppo della cibertecnologia, che ha reso la possibilità del ciberterrorismo maggiore. Di solito pensavamo che in termini di terrorismo le armi nucleari, il principio era che un gruppo terrorista poteva ottenere una singola bomba nucleare e utilizzarla per attaccare una città. Quello che noi sappiamo oggi è che il pericolo maggiore è che un gruppo terrorista oppure uno Stato può hackerare il sistema di comando e controllo di una potenza nucleare e lanciare direttamente le armi nucleari, o forse ancora più probabilmente attivare un falso allarme. E quindi il paese oggetto del hackerato può pensare di essere attaccata e quindi portarlo a come rappresaglia per partire un'arma nucleare. E poi infine dobbiamo considerare anche il ruolo del cambiamento climatico, cioè il ruolo dei paesi che hanno armi nucleari e vogliono alla fine utilizzare le armi nucleari quando il mondo sarà più sicuro, ma il mondo non sta diventando più sicuro e c'è la crisi climatica che ci porta a essere in un posto ancora più pericoloso, e man mano che questa crisi si sviluppa nei prossimi decenni, e lo sarà indipendentemente da quello che noi cercheremo di fare oggi per cercare di limitare la portata della crisi climatica, man mano che si sviluppa grande parte di questo pianeta avranno difficoltà a sostenere la popolazione. Questo significherà conflitti nell'ambito delle società, perché la gente si lotterà per le scarse risorse di acqua, alimentazione, ci saranno conflitti fra i paesi, ci saranno migrazioni su scale che noi non ci possiamo minimamente immaginare, e questo darà luogo anche a tutti i problemi di migrazione che abbiamo oggi. E se abbiamo delle armi nucleari, mano a mano che tutti questi conflitti scoppieranno, verranno utilizzate. Quindi per tutti questi motivi noi dobbiamo capire che il ministro Perry aveva ragione, siamo molto più vicini alla guerra nucleare rispetto al passato e dobbiamo agire come se questo punto fosse il caso, perché oggi non lo stiamo facendo. Tutta la comunità internazionale sta andando ad occhi chiusi, diciamo, verso questa guerra, come è successo per la prima guerra mondiale. Non c'era nessuna intenzione da parte di nessuno di entrare in guerra, però ha finito per consumare l'Europa. Ebbene, oggi ci troviamo lungo lo stesso percorso comportamentale, cioè camminando verso un conflitto nucleare senza esserne consapevoli. Adesso vorrei brevemente dire che cosa succede se scoppia la guerra nucleare, perché anche se noi abbiamo dimenticato che esiste questo pericolo, ci siamo dimenticati dell'orrore. E vorrei parlare di una guerra tra USA e Russia, e vorrei cominciare questo dicendo quello che sarebbe un attacco nucleare
nei tempi moderni. Molti di noi hanno visto immagini di Hiroshima e Nagasaki e hanno fatto anche una visita lì. La distruzione in Giappone nel 1945 è un importante messaggio di quello che possono fare le armi nucleari, ma quello che noi dobbiamo capire è che Hiroshima e Nagasaki non ci hanno preparato al tipo di distruzione che le armi nucleari moderne potrebbero provocare. Se USA e Russia entrano in guerra, non sarà una piccola bomba come quella lanciata su Hiroshima, su una città, ma saranno tante bombe su tante città. La maggior parte di queste bombe possono essere da 6 a 50 volte più potenti rispetto a quella che ha distrutto Hiroshima. Ecco, vorrei descrivere un attimo questo. Allora, pensiamo a una grande città come può essere New York, Mosca o Roma. Sarebbe oggetto di un bersaglio di 6, 10 o 20 testate nucleari, ognuna da 6 a 50 volte più potente rispetto a Hiroshima. Ecco, io uso un modello per cercare, sono una bomba di 20 megatoni, bombe molto maggiore quindi, ma la distruzione che io vi descrivo è una sottostima perché causa più danno se usi tante piccole bombe rispetto a una grande bomba. Ma è difficile descrivere tutto questo, quindi il modello di una singola grande esplosione serve lo scopo qua. Nel giro di un millesimo di secondo della detonazione di questa bomba si forma come una grande palla di fuoco che ha un raggio di 3 km, 6 km di diametro e sull'ambito di quel territorio tutto viene vaporizzato, gli edifici, gli alberi, le persone, il livello superficiale. La strato superficie della Terra sparisce. Nel giro di 6 km in ogni direzione l'esplosione farà una velocità del vento di oltre 1000 km per ora e le forze meccaniche significa distruggere tutto, cioè questo edificio si sparisce nel nulla. Nel giro di 9 km in ogni direzione il calore sarà così intenso che le macchine si sciolgono e nel giro di 25 km in ogni direzione il calore sarebbe così intenso che tutto ciò che è infiammabile andrà a bruciare, quindi tessuto, plastica, benzina, combustibile, andrà tutto a prendere fuoco. Centinaia di migliaia di fuochi, incendi nel giro di 30 minuti, 50 km di portata e nel giro di tutta quest'area la temperatura aumenterà a 800 gradi e tutto l'ossigeno sarà consumato e ogni essere cosa umana vivente sparirà. Nel caso di New York 12 a 15 milioni di persone, Mosca 9 a 10 milioni di persone, Roma vari milioni di persone. Se c'è una guerra su ampia scala tra NATO e Russia, questo tipo di distruzione avviene in ogni principale città in tutti questi paesi. Nel giro di un solo pomeriggio, qualche cosa come da 2, 3 o 400 milioni di persone muoiono. Poi, oltre a questo, tutta l'infrastruttura economica di tutti i paesi coinvolti in questo sistema verrebbero distrutte, cioè non c'è la rete elettrica, non ci sono cellulari, non c'è internet, non c'è il sistema di distribuzione alimentare, non ci sono le forze dell'ordine e nei mesi successivi a questo attacco la grande maggioranza delle persone in tutti i paesi colpiti che non sono morte di primo colpo moriranno. Moriranno di fame, dall'avvelenamento, radiazioni, epidemie. Per ora io ho detto soltanto dei paesi che entrano in guerra. Questo conflitto sarà un disastro per l'intero pianeta. Questi incendi faranno 150 milioni di fuliggine nel mondo, quindi calo della radiazione solare, un calo di circa 10 gradi
su tutto il pianeta, nord America del Nord, parliamo di un calo dai 25 ai 35 gradi, cioè più freddo di quello che noi abbiamo visto dall'età dell'era del ghiaccio di migliaia di anni fa. In queste condizioni tutti gli ecosistemi che si sono sviluppati sin dalla fine dell'era del ghiaccio verranno meno, non ci sarà più la produzione alimentare. Secondo uno studio fatto nell'agosto del 2022, uno studio, tre quarti dell'umanità moriranno di fame nei prossimi due anni, da 5-6 miliardi di persone, e vi compreso quasi l'intera popolazione, 59 milioni di persone qui in Italia. Però questo stesso studio ha anche fatto vedere che non è solo una guerra a tutto campo tra NATO e Russia che pone una minaccia al pianeta, anche una guerra molto più piccola che coinvolge soltanto 250 dei 12.000 testate nucleari oggi, che potrebbe essere fatta, non so, tra India e Pakistan per esempio, potrebbe causare comunque un sconvolgimento climatico di ampia portata, non altrettanto grave quanto NATO e Russia, ma comunque abbastanza importante da causare una carestia globale che nel giro dei primi due anni potrebbe uccidere 2 milioni di persone, vi compreso da 23 a 25 milioni di persone qui in 25-30 milioni di persone qui in Italia. Ecco, questo è il pericolo che noi corriamo e questo è il pericolo col quale noi viviamo giorno dopo giorno, che parliamo che queste armi continuano a esistere, anche se nessuno andrà a prendere una decisione espressa di lanciare questa guerra nucleare. C'è sempre il rischio che ci caschiamo sopra accidentalmente. Noi sappiamo che almeno sei volte durante l'era delle armi nucleari, in cui siamo arrivati a pochi minuti dalla deflagrazione di una guerra nucleare per via di un falso allarme. In varie di queste occasioni o Mosca o Washington hanno incominciato a attivare il processo di lanciare l'arma nucleare solo per fermarsi all'ultimo minuto, e quando hanno capito che era invece un falso allarme. Questa minaccia esistenziale è sopra le nostre teste oggi, ma questo non è il futuro che è inevitabile. Le armi nucleari non sono una forza della natura che noi non possiamo controllare. Noi abbiamo costruito queste armi con le nostre macchine, sono piccole macchine, di solito la testata nucleare media è grande come la sera sulla quale noi sediamo. Abbiamo già smantellato circa 50.000 di queste testate nucleari, sappiamo esattamente come farlo. L'unica cosa che manca è la volontà politica di smantellare le 12.000 testate nucleari che rimangono, e questo è qui che noi entriamo in gioco. Dobbiamo creare questa volontà politica, le politiche di difesa, di sicurezza che tutti gli stati con armi nucleari e gli stati NATO che vivono nell'ambito dell'ombrello NATO. Queste politiche sono basate sull'assunto che in qualche modo le armi nucleari ci rendono sicuri, che hanno qualche qualità magica che ci garantisce che non verranno mai utilizzate. Noi dobbiamo capire che non c'è niente di magico sulle armi nucleari, che in effetti verranno utilizzate e che, ben lungi dal renderci sicuri, sono la più grande minaccia alla nostra sicurezza e alla nostra stessa sopravvivenza. E noi dobbiamo lavorare oggi per eliminarle completamente. Dobbiamo cambiare l'intera narrativa sulle armi nucleari. Noi dobbiamo porle al centro della narrativa politica per ogni paese che è coinvolto con queste armi. E noi dobbiamo, ecco, trarre lezioni da quello che è successo l'ultima volta che stavamo approcciando una guerra nucleare all'inizio degli anni Ottanta. Nell'estate dell'epoca gli Stati Uniti hanno avvicinato queste armi in Germania, dove c'è l'intenzione di distruggere la Russia nel giro di pochi minuti. E questa era una politica ufficiale dell'USA, della NATO all'epoca. Cioè milioni di persone
hanno preso un'azione politica per evitare che questo accadesse. Hanno capito il pericolo e hanno detto che questo non doveva accadere. E nel giro di meno di 2 anni il presidente Reagan e Gorbaciov si sono seduti e hanno detto che la guerra nucleare non potrà mai essere vinta, non deve essere mai portata avanti. C'è un cambiamento a 180 gradi della politica sia degli USA e dell'Unione Sovietica. Ed è questa una qualcosa, nessuno avrebbe mai pensato che potesse succedere 2 anni prima, che invece è accaduto. Quindi noi dobbiamo andare a ricreare questo stesso spirito di opposizione intensa contro le armi nucleari e portare avanti questo cambiamento. Noi possiamo farlo, l'abbiamo già fatto in passato, quindi dobbiamo semplicemente rifare quello che abbiamo già fatto in passato. Ora vorrei chiudere, parlare del ruolo che l'Italia può svolgere. Io penso che sia improbabile che nessuno dei paesi che hanno armi nucleari andranno a firmare il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, lo strumento creato per portare avanti un mondo denuclearizzato, a meno che non si faccia tutto insieme. Quindi devono sedersi e negoziare i dettagli che non sono inclusi su questo trattato di proibizione di armi nucleari, la tempistica, i meccanismi di verifica, di attuazione. Ma i paesi che sono alleati, quindi come i paesi della NATO, come il Giappone, Australia, Corea del Sud, possono svolgere un ruolo preponderante in questo processo da soli, sottoscrivendo, aderendo a questo trattato, aiutando a spostare tutta la narrativa da questa errata convinzione che le armi nucleari ci rendono sicuri, verso rendersi conto che noi dobbiamo eliminare queste armi. Avrebbe un profondo impatto sugli USA, sull'Inghilterra, Francia e anche credo Cina e Russia, se questi stati dicono questo dobbiamo portarli alla fine, questa narrativa vi porta verso il disastro, dobbiamo fermarci ora. Quindi io sollecito caldamente tutto il Parlamento a prendere in considerazione una richiesta ai governi di firmare il trattato sottoporlo alla ratifica, e mi auguro che l'Italia possa far unire gli sforzi con altri paesi della NATO per portare avanti una leadership di cui abbiamo così bisogno oggi nel mondo. Noi abbiamo questa scelta molto dura di fronte a noi, lo dice anche prima della Bibbia, Dio ha detto io vedo di fronte a vita e morte, voi dovete vivere, optare per la vita anche per i vostri figli. Bene, questa è la scelta che noi abbiamo oggi, dobbiamo stare attenti a fare la scelta giusta, perché se le cose vanno male una volta, allora è tutto finito e tutto ciò a cui noi teniamo scomparirà. Allora, l'aspetto positivo di questa situazione è che eliminare le armi nucleari è un compito relativamente semplice, non è poi così complicato come la crisi climatica, non significa che tutti devono cambiare il modo in cui vivono, non chiede una fondamentale riorganizzazione dell'economia, ma chiede semplicemente una decisione politica e un atto molto semplice di smantellare queste testate nucleari. Però il processo per raggiungere può essere un modello su come le nazioni possono cooperare per affrontare gli altri problemi che noi ci troviamo ad affrontare. Ci può far vedere come affrontare la crisi climatica, come affrontare la prossima pandemia che ci sarà. E quindi io credo che se da una parte questa è un'enorme sfida innanzi a noi, è anche una grandissima opportunità per spostare tutta la comunità verso nuove relazioni basate sulla cooperazione piuttosto che sulla concorrenza, in modo che noi potremo affrontare tutti gli altri problemi che dovremo affrontare. Ecco, volevo semplicemente sottolineare l'urgenza del momento. È molto difficile per noi capire quanto sono pericolose le cose. Io parlo costantemente di queste cose. Io so che succederà se ci sarà una guerra nucleare. Io so quanto siamo vicini a questa guerra nucleare, ma nel mio cuore io non credo che questo accadrà. Io sono entrato qui da dove so, per esempio a Trastevere, e camminavo in questa città meravigliosa. È impossibile pensare che tutto possa svanire nel nulla, ma succederà. E tutte le altre città anche svaniranno nel nulla. E quindi in qualche modo dobbiamo capirlo questo. Dobbiamo credere nel nostro cuore che questo pericolo esiste, in modo che possa guidare le nostre azioni, e se noi questo lo faremo io credo che potremo avere successo e potremo letteralmente salvare il mondo, e questa è una cosa bella da fare. Quindi grazie per avermi ascoltato, e se ci sono delle domande sarò lieto di rispondervi e sarò lieto di ascoltare i vostri commenti. Grazie.
Grazie. Professor Elfan, chiedo se i colleghi abbiano domande o osservazioni da sottoporre al professore, che così può poi replicare. Onorevole Graziano. Ma innanzitutto vorrei ringraziare il professore Elfan che ha voluto stamattina essere qui con noi, rispondere positivamente al nostro invito, perché le cose che ci ha detto sono molto importanti, hanno un valore simbolico, ma soprattutto ci ha anche esortato, diciamo, a fare alcune azioni importanti, perché c'è un crinale importante tra quella che è la vicenda nucleare nel suo complesso e quella che è la difesa, diciamo, dei popoli, no? Sono due cose che stanno su due lati di uno stesso crinale, ma bisogna essere molto attenti alle parole che stamattina ha detto Aira Elfan. La domanda mia è, lui sostanzialmente dice che bisogna spingere a una pressione sul piano internazionale, mondiale, tra la Russia e l'America e la Cina, perché, come dire, si possa in qualche modo chiudere un'arma di pressione su quello che è la Russia per poter realizzare, diciamo, un disarmo in qualche modo. Vorrei capire se questa è la strada migliore, se ce ne sono altre, perché, e quali nel particolare, diciamo, lui intende in termini di cronoprogramma e in termini di merito, perché questo possa aiutarci ad andare in quella direzione, oltre che firmare i trattati, come lui ovviamente ha detto. Ci sono altri interventi? Onorevole Boldrini. Grazie signora Presidente, ringrazio il professor Elfand per essere qui questa mattina e volevo congratularmi intanto con lui per l'ottenimento del premio Nobel nel 2017 come campagna ICAN e anche per l'ottenimento del trattato, che appunto sembrava un obiettivo impossibile, ma questo dimostra che quando la società civile si mette in azione, si compatta e è unita, si possono raggiungere risultati inimmaginabili. Questo è il senso della democrazia in fondo, no? Il principio di sussidiarietà, per cui la società civile rafforza la democrazia e prende l'iniziativa per migliorarla. E allora, professore, l'Italia non produce armi militari, ma l'Italia ha nel suo territorio testate nucleari. Parliamo delle B6112, che sono testate di nuova generazione, che sono presenti nel territorio italiano, in particolare nelle due basi di Ghedi e Aviano. Dunque un tema che ci deve riguardare con molta attenzione e con molta preoccupazione. La guerra nucleare, come lei ci ha detto, non si gestisce. Perché quando la bomba venne lanciata a Hiroshima e Nagasaki c'era solo un paese che la possedeva, gli Stati Uniti d'America. Oggi sono 9 paesi e tra questi paesi ci sono tensioni. Dunque arrivare a questo significherebbe, come lei ci ha ben spiegato, estinguere il genere umano e alterare talmente tanto l'ambiente da non essere più in grado l'ambiente di produrre quello che è necessario per la sopravvivenza degli umani. E allora noi abbiamo il dovere come parlamentari di coinvolgerci al massimo su questa tematica. Questa Camera, come le è stato detto dalla signora Presidente, ha approvato una risoluzione all'unanimità che impegna il Governo a fare delle cose, ma purtroppo si chiedeva di valutare la possibilità di mandare un osservatore alla conferenza di New York per l'abolizione delle armi nucleari, la seconda conferenza del trattato, e l'Italia non ha mandato un osservatore, a differenza di altri paesi membri della NATO che invece lo hanno fatto. Ecco, ma noi abbiamo ascoltato gli Ibakusha, professori sopravvissuti alla bomba
di Hiroshima e Nagasaki. Noi abbiamo anche cercato di invitarli in questa Camera e io continuerò a farlo, perché noi abbiamo anche istituito un intergruppo parlamentare per l'abolizione delle armi nucleari, e vorremmo invitare questi bakusha, questi sopravvissuti, per anche in questa sede parlare della loro esperienza. Però vediamo che si fa fatica a far passare questo messaggio nell'opinione pubblica, come se l'opinione pubblica non fosse interessata a coinvolgersi in questo momento in Italia nell'impegno appunto sulla denuclearizzazione delle armi, sul rischio delle armi nucleari, sul fatto che la deterrenza nucleare non ci rende più sicuri, come lei ci ha detto. La deterrenza non è sicurezza, ma è investimento sbagliato di risorse in un ambito pericolosissimo. Allora le chiedo, lei che ha una visione generale, globale, come possiamo riuscire a coinvolgere di più l'opinione pubblica in questo impegno e farla sentire consapevole dei rischi che viviamo anche in questo paese? Perché gli esperti militari ci dicono che nel momento in cui si dovesse arrivare a questo, c'è un protocollo per cui chi possiede armi nucleari verrebbe colpito prima, per non essere colpito, appunto, prima del lancio dell'arma verso l'obiettivo prestabilito. Dunque siamo tutti a rischio. Allora, ci può dare qualche esperienza positiva di come coinvolgere di più? Quali strumenti usare? Che tipo di messaggi diffondere ai nostri giovani che sono coinvolti nella protezione dell'ambiente? Ma la protezione dell'ambiente è legata al tema della minaccia nucleare. Quindi come possiamo far passare questo messaggio tra i nostri giovani e coinvolgerli di più su questa tematica? Perché io vedo che si fa veramente fatica a riuscire in questo intento. La ringrazio, professore Elfand. Grazie, onorevole Boldrini. Onorevole Fassino. Sì, anch'io ringrazio il professore. Il punto, a un certo punto il professore ha detto una cosa che è il cuore nella sua riflessione, cioè non è tecnicamente difficile smantellare le armi nucleari, il problema è la volontà politica. Io registro che noi siamo in questo momento in un momento di anarchia internazionale, in cui le istituzioni internazionali, a partire dalle Nazioni Unite, sono fortemente in crisi, in primo luogo perché non c'è una concertazione, una disponibilità alla concertazione tra le grandi potenze, a partire dalle potenze nucleari. E nel momento in cui ci sono guerre, come la guerra in Medio Oriente e la guerra in Ucraina, che contrappongono i principali paesi che sono detentori di armi nucleari, è molto difficile, diciamo, che si arrivi a un tavolo in cui si seguono intorno per decidere che si smantellano le armi nucleari. Questo è il punto di difficoltà. Per cui intanto io da questo traggo una conseguenza, e cioè una delle ragioni per cui bisogna cercare di arrivare al superamento del conflitto in Medio Oriente e in Ucraina è anche questa. Non solo le ragioni dirette portano a dire che bisogna ovviamente cercare di superare il conflitto, ma anche quelle tra virgolette indirette, come quella di cui stiamo discutendo oggi, perché fino a che il mondo è diviso e soprattutto i detentori delle armi nucleari stanno su trincee opposte, è difficile che si arrivi a un accordo per smantellarle. Questo è un primo problema. Secondo problema, lei ha posto una questione che c'è, e cioè che l'Europa deve svolgere un ruolo attivo in questa direzione. L'Europa, alla luce della situazione internazionale, sta accelerando la costruzione di un sistema di difesa europeo, cercando di superare i sistemi di difesa nazionale a vantaggio di un sistema di sicurezza e di difesa europeo. Il punto che a me sembra delicato è come
costruire una relazione tra questa prospettiva e l'impegnare l'Europa, come io credo che bisogna fare, nella battaglia per il disarmo nucleare, a partire dal fatto che nell'Unione Europea c'è un paese che dispone dell'armamento nucleare, che è la Francia, e fuori dell'Unione Europea, ma nel continente europeo, c'è un altro paese come la Gran Bretagna che dispone dell'armamento nucleare. Quindi io penso che questo sia un punto molto delicato. Io sono convinto di quello che lei ha detto e ho approvato, come tutti i nostri colleghi, l'unanimità, le prese di posizione che dicono che bisogna andare verso la denuclearizzazione. Però non c'è dubbio che, e per ragioni, le ragioni che ho detto prima, l'assenza in questo momento della possibilità di determinare una concertazione tra i grandi paesi, a partire da Cina, Russia e Stati Uniti. E in secondo luogo il problema, il tema di come l'Europa tiene insieme la costruzione di un sistema di difesa e una strategia di denuclearizzazione, questo non è un problema risolto. Quindi io credo che le sue sollecitazioni sono utili per spingere però noi come esponenti del mondo politico e quindi con una responsabilità istituzionale a lavorare esattamente per cercare di superare questi due limiti. Da un lato come si accelera il superamento dei conflitti in corso mettendo nelle piattaforme del superamento del conflitto anche il fatto che nel post-conflitto si riapra tra i grandi paesi un confronto per una prospettiva di denuclearizzazione, e secondo, diciamo, una battaglia perché l'Europa abbia consapevolezza che il suo sistema di difesa europea deve anche in qualche modo contemperare un impegno alla denuclearizzazione. Questi sono due punti non semplici, ma che secondo me noi dobbiamo avere presente politicamente. Onorevole Quartapelle. Anch'io ringrazio il professor Helfand per la relazione estremamente attuale, interessante e utile. C'è una questione che insomma risulta anche dagli interventi dei colleghi che sono intervenuti prima di me, e cioè il rischio che questa fase di disordine internazionale in realtà comporti una maggiore incentivo alla proliferazione nucleare. Il fatto che l'Ucraina con il memorandum di Budapest nel 94 abbia rinunciato alle proprie testate nucleari in cambio del riconoscimento della sovranità territoriale da parte della Federazione Russa, e che questo memorandum sia risultato carta straccia, anzi che la cessione delle testate nucleari abbia significato la possibilità che l'Ucraina venisse invasa due volte dal 94 a oggi, fa sì che l'incentivo per la proliferazione nucleare sta aumentando, non sta diminuendo. E questa è una cosa che genera in tutti noi grande sgomento e grande preoccupazione. Qualsiasi regime, soprattutto i peggiori regimi del mondo, per rendersi intangibili faranno una corsa all'armamento nucleare. Questo è purtroppo la tragedia che stiamo vivendo, per cui ritengo che la sua audizione sia estremamente importante proprio in questo momento, perché c'è una responsabilità per chi sta pensando come noi ogni giorno a che cosa fare per migliorare la stabilità, la pace internazionale, per costruire e rafforzare un ordine basato sul diritto e non sulla forza, che il tema del nucleare sia al centro, debba essere al centro delle preoccupazioni. Su questo mi viene da fare una domanda da $1 milione o anche di più. Cioè, come vede lei questo problema e come può essere affrontato questo problema? È chiaro che in questo momento prevale la legge del più forte, finché non riusciremo a ricondurre la Federazione Russa all'interno dei propri confini. Ma come possiamo dare un messaggio importantissimo sulla denuclearizzazione senza dare un messaggio di debolezza, che non è chiaramente quello che noi vogliamo dare? Vogliamo dare un messaggio di stabilità, di rispetto dell'ordine e
anche di, diciamo, di benessere dei cittadini mondiali, non solo dei cittadini all'interno dei nostri confini. Purtroppo le due cose alle volte sembrano in conflitto. Grazie onorevole, ci sono altri interventi? No, e allora inviterei il professor Elfand a replicare a tutte le suggestioni che sono state fatte. Grazie professore. Thank you for those. Grazie per tutti questi commenti e domande, non è facile rispondere, vorrei sottolineare innanzitutto che non sono un diplomatico ma sono un medico, comunque cercherò di fare del mio meglio. Questo è un po' il bandolo della matassa, ossia le preoccupazioni che tutti e quattro avete espresso, ossia come dobbiamo procedere oggi dato quella che è la situazione internazionale, le minacce poste dalla Russia, dati gli incentivi ad avere armi nucleari dato quello che sta succedendo in Ucraina e via dicendo. Io credo che l'unico modo per approcciare questo è fare un passo indietro, diciamo, e vedere quello che accadrà se noi non ci sbarazziamo delle armi nucleari, perché questo poi è il punto essenziale. Se non ci sbarazziamo di queste, verranno utilizzate e moriremo tutti. Questo deve essere il punto di partenza della nostra conversazione, della nostra approccio. E questo non avviene oggi, attualmente sono tutti piccoli conflitti in corso, la concorrenza fra le potenze di influenza, nella misura in cui noi continuiamo lungo questa linea non abbiamo speranza. E molte persone hanno l'idea che questo è un pessimo momento per cercare di parlare di disarmo nucleare tenuto conto delle cose tremende che stanno accadendo. Io credo che l'unica risposta che ho qui è di riguardare gli anni Ottanta. È importante ricordare quanto è stato pericolosissimo quel momento, la tensione fra USA, NATO e l'Unione Sovietica era altrettanto cattiva quanto oggi. L'Unione Sovietica era coinvolta in una guerra in Afghanistan come l'attuale guerra in Ucraina, gli USA erano coinvolti in una guerra ombra con l'Unione Sovietica in America Centrale e c'erano veramente dei focolai tra potenze nucleari, non altrettanto diretti come l'Ucraina, ma molto vicino Afghanistan c'era un'invasione sovietica, c'era supporto USA per coloro che erano contro questa invasione, e nonostante questo la leadership è riuscita a capire l'enorme pericolo che stavano correndo continuando ad avere armi nucleari. Ecco, credo che questo è il punto essenziale. Dobbiamo far sì che la leadership di questi paesi capisca che tutto ciò che il resto che fanno non ha importanza se loro non si sbarazzano delle armi nucleari. Questo è quello che è successo negli anni Ottanta. Gorbaciov e Reagan, che non era la persona più brillante al mondo, ma comunque hanno capito che questo era quello che sarebbe accaduto. Cioè, noi dobbiamo cambiare rotta. Io adesso non so esattamente qual è la configurazione degli eventi qui, cioè non mi immagino che Putin avrà lo stesso ruolo di leadership che ha svolto Gorbaciov. USA e Cina probabilmente saranno fondamentali in questo. Loro sono le due più grandi nazioni al mondo oggi, potenze. Nessuna delle due ha alcun interesse ad avere una guerra nucleare, sarebbe disastroso per ambedue. E i loro leader lo devono capire. Ecco, questo è il punto essenziale, cioè far sì che USA e Cina si uniscano su questo discorso. E se lo fanno, cioè se la leadership di ambedue i paesi potesse decidere adeguatamente che il mondo deve essere libero da armi nucleari, allora possono portare con loro anche gli altri paesi. Questo succederà? Non lo possiamo sapere. L'unica cosa che possiamo sapere è che cosa succederà se non avremo successo in questo sforzo. Quindi dobbiamo almeno provarci. L'onorevole Quartapelle, spero di aver pronunciato bene il suo nome, ha sollevato la domanda se
diciamo, se questo dimostra debolezza, se proviamo a fare questo, io non credo, non credo che sarebbe debolezza, stato debolezza quando Gorbaciov e Reagan si sono seduti e hanno affrontato la realtà, anzi è stata prova di realismo. Io per esempio vivo negli USA, i nostri sforzi lì è di far sì che il governo USA parli con gli altri 8 stati nucleari e proporre delle negoziate su questo. Io credo che questo sarebbe dimostrazione di leadership, non debolezza, fiducia e forza di qualcuno che è consapevole di quella che è la situazione. Quindi io credo che effettivamente questo è il modo in cui le cose possono andare avanti. Non possiamo sapere se avremo successo, però è un percorso che noi almeno dovremo provare a seguire. Il ruolo dell'Europa è questo, è di incoraggiare questo processo, sia privatamente incoraggiando laddove è possibile le leadership di USA e Cina di sedersi a parlare e anche firmare questo trattato sulla proibizione di armi nucleari, che è il tipo di step che sicuramente attirerebbe una grossa attenzione. La situazione, come suggerito da Fassino, chiaramente il fatto che il mondo è così frammentato oggi rende questo processo ancora più difficile. Forse sarebbe stato più facile, ecco, era più facile quando avevamo negli anni 80 il blocco est e ovest, però fatto sta, questo è il mondo in cui viviamo oggi e dovremo fare del nostro meglio. In termini di quello che a mio parere forse è la domanda più importante posta dalla Boldrini, come portiamo avanti questa conversazione? Perché questo è il discorso, cioè quello che ci differenzia oggi rispetto agli anni 80 è il livello di consapevolezza della minaccia nucleare che esisteva allora e che oggi non esiste. E questo è il nostro compito, quello di questa sensibilizzazione su questo. Le grandi dimostrazioni nel 1982 contro le armi nucleari. Bene, quello che noi non ci ricordiamo è che nel 1979, nell'80, non c'era nessun movimento contro le armi nucleari. Si è costituito nel giro di 2 anni da persone, cioè l'opinione pubblica è stata istruita su questo pericolo. Ecco, negli Stati Uniti buona parte dei nostri sforzi sono proprio verso il Congresso, non perché il Congresso alla fine prenderà la decisione, ma perché i membri del Congresso possono diventare delle, diciamo, casse di risonanza per l'opinione pubblica, possono usare il loro potere per attrarre l'attenzione della stampa, del pubblico. E io mi auguro che i membri del Parlamento qui possano fare altrettanto. Cioè, voi tutti avete provato a farlo, però ecco, può essere a volte frustrante perché non abbiamo il progresso che vorremmo avere. Però io credo che l'unico via da seguire di continuare con questi sforzi di sensibilizzare l'opinione pubblica. Io ecco, sono felice di vedere negli USA che negli ultimi mesi c'è stato veramente un cambiamento nel dibattito pubblico su questa tematica. Per la prima volta grandi istituzioni dei media importanti chiedono l'abolizione delle armi nucleari, cose che prima non facevano. Cioè, per esempio, il New York Times ha tutta una serie di articoli che appunto perorano la proibizione delle armi nucleari. L'ex ministro dell'energia degli USA, il cui dipartimento si occupava della costituzione e salvaguardia dell'arsenale nucleare, scritto nel Los Angeles Times l'abolizione delle armi nucleari. Il Boston Globe, nella città in cui io vivo, che non ha mai avuto questa posizione in passato, adesso chiede l'abolizione delle armi nucleari. Quindi le cose stanno cambiando, abbiamo fatto un po' di progressi e tutto questo è successo nel giro dell'ultimo paio di mesi. Ecco, quindi qui c'è un potenziale per muovere l'opinione pubblica, semplicemente se continuiamo a fare il nostro lavoro, presentare i dati di fatto al pubblico laddove ogni volta è possibile e sfruttare, diciamo, quella che è la vostra posizione come membri del Parlamento per poter parlare con il pubblico. Ecco, vediamo, vorrei un attimo vedere se ci sono altri punti a cui devo rispondere.
Vorrei sottolineare un aspetto. Dal punto di vista delle relazioni rispetto al trattato per la proibizione delle armi nucleari, vi sono delle misure che non parlano solo dell'eliminazione delle armi per evitare una guerra in futuro, ma affrontano anche il danno che è già stato creato da parte delle attività nucleari, come le vittime dei test, le miniere di uranio e le vittime di questo. E questi sono aspetti del trattato su cui si potrebbe impegnare l'Italia, anche senza firmare il trattato. Sono diversi paesi che hanno avviato delle conversazioni su come curare le vittime delle attività nucleari svolte fino ad ora. E questo sarebbe qualcosa che potrebbe incoraggiare il governo potrebbe partecipare a queste conversazioni, a queste riunioni per trovare elaborare delle modalità per evitare il danno ambientale, danni alla salute umana che già si sono verificate. Questo sarebbe un passo utile perché l'Italia possa partecipare a questa conversazione. Grazie. Prego, onorevole Fassino. Il professore ha dato nel corso della sua esposizione una serie di dati molto specifici. Se possiamo avere o il testo della sua introduzione o comunque una documentazione delle relazioni. Della relazione. Yes, I'd be happy to try. Sì, sono molto lieto di potervi dare dei materiali che possono essere distribuiti. C'è un articolo importantissimo pubblicato su Nature nell'agosto del 2022 che esamina con grande dettaglio, in profondità, quali sono gli effetti climatici che seguirebbero ad un conflitto nucleare. Ecco, quello è veramente il cuore di questa questione. Noi ci preoccupavamo in passato delle radiazioni, anche questo è un aspetto importante, ma in effetti è quello che seguirebbe come danni all'ambiente, come fame, eccetera, che seguirebbe ad una guerra nucleare. Come facciamo a parlare degli aspetti che riguardano il clima? E questo è importante. Gli attivisti del clima non sanno nulla delle guerre nucleari. Quando vengono a conoscenza dei dettagli si preoccupano moltissimo e quindi c'è un collegamento diretto tra la crisi climatica che ci sta portando verso la guerra nucleare. Ebbene, vi sono molti esperti che proprio quello è l'impatto negativo che avrà il problema riguardante il clima, e l'impatto di una guerra nucleare sarebbe come effetto sarebbe quello della distruzione del clima, e quindi c'è un collegamento diretto tra questi due elementi. È importante che gli attivisti del clima conoscano tutte queste implicazioni. È sfortunato i giovani si sentano sopraffatti da una minaccia esistenziale, quindi dovremmo dirgli che ce n'è ancora un'altra, e questo certo ci spezza il cuore. Grazie professore, ringraziandolo appunto per il suo autorevole intervento e fornito un contributo importante per i nostri lavori e anche per ragionamenti futuri, dichiaro conclusa l'audizione informale.